essere intervenuti a questo nuovo, alla prima serata, al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di presentazioni nella libreria Ibis, che sta traslocando poco più giù. Dopo, se mai vi parlerà Cesare di questo, non c'entra niente con il nostro appuntamento di questa sera. Siamo qui per presentare uno degli ultimi libri pubblicati dalla Venexia, La pietra filosofale di Israel Regardi. E abbiamo qui con noi immancabile Chiara Orlandini, che è proprietaria ed è editore, editrice della casa editrice Venexia. Abbiamo Sebastiano Fusco, che credo tutti conosciate, aggiungerò qualcosa su di lui se non ce ne sono bisogno. E abbiamo con grande piacere anche altrettanto Luca Valerio Fabbi, che è un analista junghiano, medico e analista junghiano, che è stato chiamato a ragion veduta per i motivi che dirò. Sebastiano Fusco, dicevo, non ha bisogno di presentazioni, è un saggista, pubblicista. Non voglio assolutamente definirlo un divulgatore dell'esoterismo, perché mi sembra riduttivo, mi viene in mente Piero Angela e mi sento male. In realtà non è affatto un'opera di divulgazione più che egregia, ma in realtà è uno studioso di vaglia, uno dei più interessanti, uno dei più meritevoli che abbiamo in Italia di esoterismo. Quando dico più meritevoli non intendo dire che uno necessariamente debba condividere le conclusioni a cui giunge nelle analisi che fa, ma personalmente, per quanto mi riguarda, tutto ciò che scrive lo leggo con grande attenzione, lo soppeso, perché secondo me merita di essere soppesato. Numerose le pubblicazioni che ha fatto, numerosi articoli, gli studi, le pubblicazioni le potete trovare sul Debriand che annuncia la serata, non sto a leggerle. Collaboratore di diverse case editrici, sia per argomenti letterari ma anche per ciò che attiene strettamente all'esoterismo, e in questa sua veste ha promosso la pubblicazione di molte opere e in qualche modo ha contribuito ad arricchire la conoscenza degli appassionati italiani di queste materie, perché ha ben orientato, diciamo, la scelta di molte case editrici. Voglio ricordare solo due pubblicazioni perché secondo me meritano di essere citate, e una è l'edizione italiana di tutti gli scritti relativi alla Golden Dawn. La prima parte ad opera di Israel Regardi, La magia della Golden Dawn, e la seconda parte invece è una raccolta che ha fatto lui, non Regardi, di tutti gli scritti che erano rimasti fuori dalla prima pubblicazione regardiana. È un'opera altamente meritoria per i motivi che dirò, e perché è una miniera per gli studiosi non inesauribile, esauribile però preziosissima, e va assolutamente dato atto. Trovo la seconda fatica che lui ha fatto, cioè quella in cui ha fatto pubblicare all'editore il completamento di tutti i lavori sul Golden Dawn, ancora più meritoria della pubblicazione dell'opera originaria di Regardi, perché è veramente un lavoro filologico impeccabile, e le sue considerazioni ancora una volta sono interessantissime, e insomma gli va dato merito di questa cosa. L'altro grande merito che ha, a mio avviso, visto che parlo io lo dico apertamente, è la pubblicazione che ha fatto con la Venexia della chiave di Re Salomone, perché è la prima volta che in Italia è stata pubblicata in maniera seria la raccolta completa o pressoché completa del corpo salomonico, che comunque la si voglia mettere, la si voglia rigirare, costituisce uno dei testi fondamentali della tradizione magica. In realtà su questo testo c'è ancora da dire molto, da scrivere molto, e gli studi sono solo all'inizio. Però gli studi non possono
partire, non possono andare da nessuna parte se non c'è qualche pianere che mette a disposizione degli studiosi del materiale serio. E questo lavoro in Italia l'ho fatto per la prima volta Sebastiano Musco, per cui all'estero stanno pubblicando degli studi interessantissimi sul materiale salomonico. Io spero che prima o poi escano anche in Italia, però in Italia, e grazie a Sebastiano Musco, che abbiamo perlomeno un testo di riferimento che possa degnamente riferirsi in Italia, perché di pseudo pubblicazioni, di chiavi, clavicole, clavicolette ce ne sono 100.000, ma di roba seria finora non ce n'è. Quindi questo è un merito che va dato a lui. A prescindere da questi, che sono due fra i numerosi testi che lui ha pubblicato e fatto pubblicare, Sebastiano Fusco è, a mio avviso, in Italia il maggior conoscitore dei sistemi magici di matrice anglosassone, quindi in qualche modo riferentisi alla Golden Dawn e ai sistemi che derivano dalla Golden Dawn. E questo vuol dire molto, perché tutta la risorgenza degli studi magici ha grosso modo due fonti, poi in realtà sono di più, ma quelle fondamentali sono due: l'impulso che ha dato Eliphas Lévi in Francia, e non a caso è stato definito il padre dell'occultismo contemporaneo quando ha cominciato la sua lavoro di divulgazione pubblicando il dogma dei rituali dell'alta magia, così sono subito tanti lavori, e che ha dato il via alla propria scuola francese, che poi è sfociata nel martinismo prussiano, anche se il martinismo prussiano non si può definire rigorosamente Eliphas Léviano. Però il grande studio, la grande corrente di amore, di studio e di recupero dei testi in qualche modo comincia con Eliphas Lévi e viene portato avanti da lui. L'altro nucleo fondamentale, e ancora oggi è così, è costituito dalla Golden Dawn e da tutto quello che ha gravitato attorno al sistema della Golden Dawn. Perché nel bene e nel male, non, personalmente non reputo tutto oro quello che luccica e ci sono nella Golden Dawn, molte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, ma resta lo stesso un sistema straordinario. Non c'è dubbio che la Golden Dawn è stato l'altro grande elemento che ha fatto conoscere e studiare nel mondo intero ormai, attraverso tutto il secolo scorso, tutto il Novecento e anche in questo, i testi fondamentali della magia e le pratiche fondamentali della tradizione occulta occidentale. Questo però non è successo per caso, ma è successo per un motivo strettamente legato al personaggio di cui noi parleremo questa sera, cioè all'autore del libro, del nostro libro, che è Israel Regardi. Perché se andiamo a vedere dal punto di vista storico come sono andate le cose, la Golden Dawn ha avuto una vita che è molto simile a quella di molti altri ordini, cioè è nata, ha raccolto qualche centinaio di aderenti, è svivacchiata per qualche anno o qualche decina di anni, mettetela lì, ma poca roba, e poi è implosa su se stessa. Dalle ceneri di questa implosione è nato l'ira di Dio nel secolo scorso e continua tuttora, soprattutto nei paesi di lingua inglese, ma questo ira di Dio è nato perché un bel giorno a un signore chiamato Israel Regardi viene in mente di pubblicare la totalità, o quasi in realtà, quasi, dei rituali e delle pratiche della Golden Dawn. Questa cosa merita di essere sottolineata perché alla lettera quello che ha fatto Israel Regardi è stato un vero e proprio tradimento, nel senso che lui era stato iniziato a uno dei rami epigoni della Golden Dawn e il principale aveva giurato di mantenere la segretezza sul materiale che aveva ricevuto e sui rituali di cui era stato partecipe. E lui viola questo giuramento di segretezza e pubblica. Per la verità lui si scusa dietro al fatto che si giustifica dietro al fatto che il materiale era già stato pubblicato da uno dei suoi maestri, che era stato Aleister Crowley, su Equinox, il che era vero, però questo magicamente non giustifica l'operato di Regardi, perché lui comunque aveva giurato, comunque lui era tenuto alla segretezza. Per cui quella di Regardi era in effetti una culpa. Forse i latini in questo caso avrebbero detto una felix culpa, perché dalla pubblicazione che Regardi fa di questo materiale, mettendolo a disposizione degli studiosi di tutti,
nasce un interesse verso questa cosa che certamente non ci sarebbe stato se il segreto fosse stato mantenuto e Regardi avesse tenuto fede appunto ai propri professi. Quindi una buona parte degli interessi, soprattutto nel mondo anglosassone, ma non solo nel mondo anglosassone, ormai in tutto il mondo, basta che andate a fare un giro per internet e vi renderete conto di cosa vuol dire il sistema della Golden Dawn con annessi e connessi nel risveglio, quello che ormai viene chiamato il risveglio della magia contemporanea, è in realtà, insomma, è stato uno dei grandi precursori e stimolatori di tutto questo. Nel sistema della Golden Dawn, che è molto interessante da sviscerare per coglierne le luci e eventualmente anche le ombre, ci sarebbe dovuto essere nel disegno originario anche una parte dedicata all'alchimia, non fosse altro perché la Golden Dawn, nelle sue strutture più interne, pretendeva di essere una filiazione della Rosa Croce, e la Rosa Croce in tutte le sue manifestazioni ha un legame strettissimo con l'alchimia, massimamente nella sua manifestazione tedesca della vera ed aurea Rosa Croce, nella Rosa Croce d'oro di Germania, che ha fatto degli studi alchemici profondissimi, anche delle pratiche probabilmente, e che ha fornito la Golden Dawn, la nomenclatura dei gradi, quindi la familiarità che c'era, che è passata attraverso la società sociale in Anglia, dei massoni inglesi, eccetera, 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 era molto stretta. Per cui era quantomeno assai singolare il fatto che la Golden Dawn, nel suo Flowit, nella sua produzione dottrinaria, in realtà avesse scritto sull'alchimia poco e niente. Se noi andiamo a vedere i documenti originali della Golden Dawn, c'è pochissimo in ordine all'alchimia. Quel poco che c'è è anche un poco triste. Cioè, volendo fare un'esegesi, insomma, ci si poteva sforzare anche un attimino di più, a dimostrazione del fatto che questo argomento in sé non era nell'attenzione, non era un argomento prioritario all'attenzione dei fondatori della Golden Dawn, cioè i tre personaggi chiave che hanno fondato la Golden Dawn, Mathers, Westcott e il terzo non me lo ricordo mai, Woodcott. Che ha portato del materiale non meno importante, insomma, i due nomi più celebri, i due, il terzo mi scuserà se non lo dimentico, non erano particolarmente versati nello studio e neanche mai nella pratica dell'alchimia. Quindi probabilmente è per questo che il materiale della Golden Dawn risente di questa mancanza o di questa lieve lacuna. Ti ascolteremo con piacere. Per cui Regardi, di fronte a questa mancanza, vera o apparente che sia, ritiene di doverla colmare se non altro nella propria formazione personale, e quindi si incuriosisce proprio come dicevano i medievali, tollendo bones, cioè proprio perché manca me la vado a cercare, e si va a cercare una spiegazione della letteratura alchemica nei testi che aveva a disposizione alla sua epoca. E come leggerete nella prefazione molto interessante dei due curatori dell'ultima edizione inglese o americana, il Cicero, che devono avere delle ascendenze italiane, perché con un cognome del genere dobbiamo spiegare da dove vengono, come leggerete, Regardi si rifà non a materiale della Golden Dawn per fare una vera e propria esegesi di testi fondamentali dell'alchimia che lui analizza in questo libro, si rifà ad un testo molto importante che è A Chemical Inquiry della Marian Atwood, che è un testo fondamentale dell'alchimia. Purtroppo non è tradotto in italiano perché molti studiosi lo snobbano. Neanche perché è traducibile. No, è traducibile, ma la verità è che dal punto di vista editoriale sembra più una rimessa sicura. Per cui Chiara Orlandini non vorrà. No. In realtà è un testo importantissimo e in italiano purtroppo è inedito, non è pubblicato. Regardi si rifà molto a questo testo, per cui noi non abbiamo a disposizione il testo della Atwood se non in internet o nelle biblioteche, ma possiamo leggerci le considerazioni che fa Regardi. L'altra fonte da cui ha attinto per scrivere questo libro è stata la
stati i lavori di Jung sull'alchimia, perlomeno una parte dei lavori di Jung sull'alchimia, e questo è il motivo della presenza del nostro secondo relatore di questa sera, cioè del Luca Valerio Fabbi, che è analista junghiano, ma non è un comune analista junghiano. Leggo qualche sua: medico chirurgo, specialista in psicoterapia analitica, docente di psicopatologia e psicologia e religione presso la scuola di specializzazione in psicoterapia analitica, riconosciuta dal MIUR, a IOM di Bologna. Studioso, vabbè, studioso lo aggiungo io, non è un analista junghiano come ce ne sono tanti, perché a differenza di molti suoi colleghi, della maggioranza dei suoi colleghi, lui ha approfondito il discorso dell'alchimia da vicino e da dentro. Quindi ha tutti i titoli per parlare, per analizzare l'altro lato dell'opera di Regardi, che è appunto il versante junghiano, da cui senz'altro Regardi è stato influenzato, perché lo sappiamo lui stesso dalla sua formazione, era uno psicologo e certamente. La componente occulta che gli viene dalla Golden Dawn, le conoscenze della Golden Dawn, che lui mette all'interno di questo libro per interpretare la simbologia alchemica, che è un argomento rognosissimo fra quant'altri mai, assieme alla Cabala, sono le due grandi spine di chi si interessa di queste cose, non è meno importante della componente psicologica di matrice junghiana, su cui ci sarebbe molto da dire, e per quanto Luca Valerio Fabbi ci possa spiegare questa sera, molto resterà da dire e da approfondire, perché fra le tecniche della Golden Dawn, dei cosiddetti viaggi astrali, e l'immaginazione attiva di Carl Gustav Jung, mai sufficientemente studiata e conosciuta, vi sono delle straordinarie analogie, ma vi sono anche delle importantissime differenze, che sono ancora più importanti delle analogie. E molto spesso, quando si parla di questi tipi di argomenti, vengono fatti degli accostamenti facili ma inesatti. Per cui in realtà credo che questa sera, ascoltando Sebastiano Fusco, che conosce il sistema della Golden Dawn come nessuno in Italia, poi se c'è qualcuno che lo conosce meglio di lui, meglio ancora, ma io non mi conosco, e Luca Valerio, penso che avremo un ritratto a tutto tondo del libro di Regardi. Cedo la parola a Chiara Prandini per il suo grazie. Grazie. Allora, io vi racconto il retroscena del lettore. A me piacciono i classici, mi piacciono i classici che non sono molto disponibili, mi piace trovarli, mi piace scovarli, mi piace trovare i diritti d'autore nascosti. I libri di Regardi li ho trovati abbastanza facilmente attraverso una casa editrice americana che si chiama Lale Wellin, e erano stati proprio accorpati, presi da appunto Cic e da Banda Cicero, due studiosi dubbi, vogliamo dire dubbi? Diciamo dubbi, diciamo dubbi, perché siamo buoni dubbi, che si sono, io siamo capici. Sono fratello o sorello o sono marito e moglie? Sì, lui è tipo quanti anni più di lei, non so. Ma no, no, era una piccola, sì, vabbè, sì, era una curiosità che sono questi due personaggi dubbi, che però hanno una grande astuzia per conoscere la materia prima alla quale agganciare i propri scritti, le proprie scuole. La pietra filosofale, edizione americana, è il triplo di questa, perché avevano pubblicato, oltre alla perfezione buona, il testo di Regardi, e poi dietro, ma altrettanto, di articoli di gente che aveva scritto su di loro in maniera opinabile. Allora io finalmente mi interessava molto Regardi, avevo già fatto l'albero della vita facendo un'operazione analoga. E ho scritto all'editore dicendo: sentite ragazzi, io voglio Regardi, non è che voglio la fuffa che c'è intorno, per cui mi consentite di, riconoscendo a loro il lavoro di avere reso noto questo testo, ma voglio la loro introduzione, non voglio tutte le appendici. Diremo
l'avevamo letti ieri, ce l'abbiamo fatta, per cui questo è un testo, diciamo, abbastanza pulito. Perché ha gente che ha questa conoscenza, questo potere divulgativo, eccetera, eccetera, si agganciano poi personaggi che magari non hanno quella rilevanza e quelle conoscenze, ma che se ne appropriano per motivi di autore, di economia o di quello che è. E lì diventa il divertimento dell'editore, no? Andare a trovare le perle e poi pulirle da residui di cozza o di queste cose così che ci si sono aggrappate. Per cui questo libro sono contenta perché è venuto fuori come volevo, cioè un bel libro pulito, no? Senza troppe scuole che ci si sono agganciate. E per cui mi trovo davanti Guida alla Cabala Magica, che è un libro anche, una buona Guida alla Cabala, questa assolutamente buona. Che aiuta molto a spiegare le origini della cabala, le pratiche e via dicendo. Per cui insomma, di questo libro è un libro che mi ha fatto contenta, perché sono riuscita a farlo come desideravo, ma per un editore che si appassiona a questi argomenti, trovare veramente, andando avanti, trovare libri che siano sempre di questo livello, eccetera, è difficile, perché ogni volta sembra che il filone a un certo momento si stia esaurendo e invece no, poi si scopre un qualche cos'altro, una porta che si apre su cose che non sa, poi la mia conoscenza è assolutamente limitata e ogni volta riesco a agganciarmi a qualcos'altro. Per cui sono, questa qui è stata un'operazione editoriale che mi ha dato grande soddisfazione perché mi è venuto fuori quello che desideravo e poi dentro appunto c'era una poesia che si chiamava, che è quella relativa a Elia Leia, e io che per anni mi sono occupata di traduzioni anche come altro mestiere gestisco società di traduzione eccetera eccetera, però la mia capacità di traduzione delle poesie traduco meglio i testi sui trattori, per cui era veramente un po' rognoso, no? E anche i traduttori miei erano davanti a me. Sono andata a bussare e Sebastiano Fusco e gli ho detto traduci un po', ho detto l'hai fatto e e è venuto fuori questo testo veramente bello che è il libro e che abbiamo distribuito tutti quanti. Per cui oltre ai contenuti del libro che sono stati tradotti, secondo me molto bene, da una delle traduttrici che lavorano a tempo che hanno la casa editrice, però c'è anche questa collaborazione di Sebastiano Fusco che mi ha fatto una parte rilevante. Allora, adesso per fare la Sebastiano, vi voglio solo, spero che tutti ce l'abbiate, che non ce l'ha, ce ne sono ancora delle copie da vedere, perché il libro ha delle interpretazioni molto aggiuntive a quelle che sono le premesse del Cicero, no? Loro mettono un po' il contesto e così, ma di certo non esaudiscono il mistero di questi argomenti. Regardino al testo dice che lui della Cabala in questo libro mi aveva volutamente fatto un'interpretazione spirituale, mentre invece col senno di poi dell'alchimia mi aveva fatto un'interpretazione solo spirituale, mentre invece col senno di poi dice no, l'alchimia è una cosa pratica e potrei parlarne per altri libri ancora per spiegarvi come mai l'alchimia è invece una trasformazione. E con questo aggancio mi sposto a Sebastiano, giusto, che ne parlerà. Scusate, mi devo prima idratarmi. Temo che avrò qualche cosa da dire. Quando vengo a Bologna, io sono sempre molto felice. Io abito a Roma, che è città magica quante altre mai. Ma qui a Bologna mi trovo in una città dal volto umano, piena di belle donne, e che soprattutto ha una cosa. Fra gli studiosi del 600 e 700, e anche prima, circolava un detto. Se anche Bologna non fosse famosa per quella che è, per la sua storia, i monumenti, l'università, tutti i pregi che conosciamo, meriterebbe fama imperitura nel mondo, perché conserva un gioiello che è più prezioso.
si trova al civico geo del bolognese, è molto conosciuta. Viene considerata un enigma, e viene considerata un enigma dalla soluzione così importante che vi si dedicarono grandissimi ingegni dell'epoca loro, come Thanasius Kircher, Aldo Brandi, tanti altri studiosi dedicarono del tempo all'interpretazione di questa lapide. Regardi gli dà un posto preminente nel suo libro, pubblica un testo alchemico specifico nel quale questa lapide è posta al centro attraverso quella poesia. La poesia è intitolata Elia Lelia, e la poesia è un'introduzione, è una, diciamo, allegoria ispirata al contenuto di questa lapide. Ma perché è così preziosa questa lapide? Che cosa c'ha di così interessante da rivelare? Qual è il mistero di questa lapide che può aprirci dei panorami così sconcertanti da far dire che è la cosa più preziosa del mondo? La lapide viene considerata un enigma, l'iscrizione sulla lapide viene considerata un enigma, ma in realtà non è un enigma, è una istruzione per l'uso, cioè identifica una precisa operazione spirituale attraverso la quale quelli che avevano subito tutta una serie di procedure interiori, cioè una serie di indottrinamenti particolari di coltivazione dell'io, erano in grado di aprire la propria coscienza su mondi diversi. Vedremo un attimo, subito dopo, che cosa significa questo. Comunque è effettivamente una cosa interessante e importante. Purtroppo, anche quando vi avrò, secondo la mia esperienza personale, spiegato il significato di questa lapide, capirete che non è una cosa facilmente applicabile. Ciò non vuol dire che non sia effettivamente vera, che non ci siano state persone che l'hanno provata, non hanno testimoniato l'efficacia di questa procedura, e non sia nata intorno a questa cosa tutta una tradizione particolare del pensiero che oggi corre sotterranea, oggi non riconosciamo, perché sciaguratamente a un certo punto l'umanità ha deciso di dedicare le sue attenzioni soltanto a un particolare settore dello scibile, trascurandone tanti altri, ma se, questo secondo me. Per capire il senso di questa lapide bisogna capire in primo luogo il senso dell'alchimia. Se voi siete qui e siete interessati a queste cose, sapete già tutti che l'alchimia non è, come si diceva una volta, una specie di chimica proto-barbara, una pseudoscienza che si illudeva di trasmutare i metalli, rendendo preziosi i metalli vivi, pasticciando con alambicchi, provette, storte e cose di questo genere. L'alchimia è una dottrina spirituale che insegna come entrare in un settore particolare della coscienza umana e modificarlo in modo da dare alla personalità la capacità di accedere ad altri tipi di conoscenze e acquisire altri tipi di valenze che nella vita normale non solo non si possono acquisire, ma neanche si conoscono né si apprezzano. Per capire il senso dell'alchimia bisogna capire che il suo linguaggio è simbolico, ma simbolico un po' come le notazioni matematiche. Quando io vedo una formula matematica, se ho fatto il liceo classico non ci capisco niente, posso capire le operazioni semplici, somma, moltiplicazione, sottrazione, ma se vedo una formula con i simboli di integrale, derivata, sommatoria, passaggio al limite, cose di questo genere, insomma, le notazioni matematiche dell'analisi superiore, ovviamente non capisco niente, è una serie di segni grafici che non mi dicono nulla.
Se invece ho fatto semplicemente la terza liceo scientifico, io la formula mi è chiarissima. E lo stesso è per il linguaggio alchemico. Quando il linguaggio alchemico parla di metalli, indica un certo tipo di valenza interiore dell'uomo, non solo dell'uomo, dell'universo nel suo complesso, poi vedremo perché. Quando parla di operazioni tipo sublimazione, calcinazione, soluzione, parla di operatori simili agli operatori matematici. Facciamo un esempio. Se io scrivessi una formula semplicissima, 3 più 2 uguale 5, se non sapessi il significato del simbolo che indica il 3, quello del simbolo che indica il 2, il senso del più, il senso dell'uguale, dovrei fare un discorso complicatissimo. Dovrei dire, prendi tutte le unità indicate dal simbolo che dice 3. Prendi tutte le unità indicate dal simbolo che dice 2, mettili insieme, contale. Quando le hai contate, mettili dall'altra parte del simbolo che dice uguale e quello che trovi è il risultato. Una cosa, un discorso di questo genere, noi, conoscendo i simboli, riusciamo a dirlo semplicemente 3 più 2 uguale 5. Pensate che cosa sarebbe dire una cosa di questo genere con una formula matematica complessa. Ecco, la stessa situazione sia con l'alchimia. Quando io dico prendiamo il piombo, indichiamo non il piombo, il metallo materiale, il metallo di tutti i giorni, ma indichiamo una valenza specifica del nostro simbolo, del nostro intimo. Quando diciamo prendiamo l'oro, indichiamo non l'oro metallico, ma una particolare disposizione del nostro simbolo. Quali erano queste disposizioni e questi settori particolari del nostro spirito sui quali operavano poi gli alchimisti attraverso operatori simili a quelli matematici per ottenere dei risultati che loro chiamavano trasmutazioni? Erano 7 fondamentalmente, ed erano 7 enti concettuali che noi possiamo chiamare archetipi in qualche maniera, anche se il termine non è precisamente esatto. Questi 7 archetipi, io uso il termine in maniera esemplificativa, sono quello che genera e quello che annienta, quello che mantiene l'ordine e quello che introduce l'attuazione e il disordine, quello che conserva e quello che fa illanguidire, è quello che governa le mutazioni periodiche. Le riconoscerete, sono gli stessi enti concettuali che l'antichità associava a divinità e pianeti. L'ente che genera, il concetto, l'archetipo che genera è Venere, quello che estingue è Marte. Il concetto che determina l'ordine e la stabilità è Giove, quello che introduce il disordine e la debolezza è il cangiante Mercurio, quello che conserva e accresce la vita è il Sole, quello che la estingue e la fa appassire, quello che la fa appassire e la porta verso l'estinzione è Saturno, quello che genera i mutamenti periodici è la Luna. A ciascuno di questi enti concettuali, questi archetipi, è associato un metallo. A Venere è associato il rame, a Marte è associato il ferro, al Sole è associato l'oro, a Saturno è associato il piombo, a Giove è associato lo stagno, alla Luna è associato l'argento, insomma a ciascuna di queste cose è associato un metallo particolare. Se noi andiamo a fare un salto concettuale rispetto alla nozione immediata di questi nomi e andiamo a riconoscere in ciascuno di questi enti concettuali un moto del nostro spirito, vediamo che Venere è quello che ci
ci spinge a generare, cioè a produrre cose nuove, a far vedere, a dare vita a qualcosa di sempre diverso. Marte è quello che invece ci spinge a cancellare, a distruggere, a demolire, e così via con tutti quanti gli altri archetipi e gli altri simboli. Con queste cose lavorava l'alchimia. Se noi, quando andiamo a leggere un testo alchemico, andiamo a interpretare questi simboli in questa maniera, considerando che fra di loro ci sono delle associazioni che vengono determinate da operatori come la soluzione, la calcinazione, la sublimazione, indicati da vari testi, e conosciamo il senso di questi simboli, i testi alchemici ci sembrano immediatamente chiarissimi. Cioè, tutti quanti questi autori non usavano questa terminologia per voler nascondere qualche cosa, la usavano semplicemente per rendere più semplice l'accesso alla loro conoscenza, come noi usiamo un simbolo matematico per non fare tutto un discorso particolare per dire che cosa stiamo facendo. Se uno sa questo linguaggio, lo conosce, il testo alchemico diventa chiarissimo. Purtroppo si è persa questa conoscenza, perché a un certo punto l'umanità ha deciso di cambiare via, a un certo punto dal Settecento sono sorti i lumi e ha deciso di rinunciare a tutta una parte delle sue prospettive. Può essere bene, può essere male, non so io certo giudicare una cosa di questo genere. Può darsi che ci sia una ripresa nei confronti del recupero di una parte specifica del nostro sapere, ma fatto sta che noi oggi difficilmente riusciamo a capire questo genere di testi se non andiamo a studiare a fondo questo linguaggio. Non è una cosa difficile, si può comprendere come si capisce il linguaggio della matematica se uno si applica a studiare. Qual era l'obiettivo specifico di queste operazioni? Ed è questa forse la parte più interessante di tutto quanto il discorso, ed è il senso effettivo dell'enigma di Elia Levia ed è il senso reale che vuole trasmettere Israel Regard nel suo libro. L'obiettivo di tutte quante queste cose è accedere a livelli differenti della realtà. C'è un modo particolare di vedere le cose. Noi viviamo in un mondo che è quello legato ai nostri sensi, alle nostre percezioni e soprattutto alle categorie della logica che noi riusciamo, che noi siamo abituati a considerare. Ma non si esaurisce in questo la totalità dell'essere. Si possono concepire, e per esempio i matematici, i fisici lo stanno già cominciando a fare, si possono concepire non tanto realtà alternative quanto aspetti della realtà che noi non conosciamo. C'è una branca della fisica che si chiama fisica quantistica, che in qualche maniera sta cominciando ad addentrarsi in territori di questo genere. Per la fisica quantistica ciò che determina un evento è il fatto che noi lo osserviamo, cioè un evento è indeterminato finché noi non andiamo a osservarlo, e osservando facciamo cadere tutte le probabilità perché una cosa avvenga o non avvenga verso una determinata direzione. Al di fuori di questo è indeterminato. L'alchimia, la magia, la Kabbalah, tutte quante queste dottrine esoteriche, chiamiamolo così, fornivano dei sistemi per permettere alla nostra coscienza di avere accesso a livelli di esistenza, di conoscenza, che in qualche modo potrebbero essere, ma non sono finché noi non determiniamo una certa azione che riporta alla realtà. L'alchimia studia tutta una serie di procedure interiori per cui
agendo sui simboli identificati dai metalli e dai pianeti, si possa portare la nostra coscienza ad un livello tale da farci capire cose che altrimenti non comprenderemmo, da farci entrare in mondi che altrimenti non potremmo penetrare. Se uno pensa che una cosa di questo genere, diciamo, sia un discorso vago e evanescente, vorrei ricordare che secondo i calcoli della fisica moderna, della moderna cosmologia, tutta quanta il numero totale delle particelle subatomiche esistenti dell'universo è di 10 elevato a 83. È una cifra altissima, però assolutamente esigua se uno va a esaminare il numero dei mondi possibili che sono determinati dai conteggi della Kabbalah. Secondo i conteggi della Kabbalah, il numero dei mondi possibili che possono esplorare i sapienti, che possono esplorare coloro che conoscono questi sistemi, è di 10 elevato a 422. È una cifra enorme. Se uno fa il paragone, se ogni atomo dei 10 e 83 determinati dalla moderna cosmologia fosse a sua volta un universo, e ogni atomo di questi altri universi fosse ancora un altro universo, non arriveremmo neanche lontanamente al numero di universi possibili che ci viene dato dal numero 10 elevato a 422. Questo vuol dire che l'umanità ha a disposizione, se sa come fare, la possibilità di esplorare mondi infiniti, ciascuno dei quali è diverso da tutti quanti gli altri, o per cose macroscopiche, ma anche per cose molto piccole. Per esempio, può avere un atomo di mercurio al posto di un atomo di cromo, può avere un elettrone che gira su un orbitale al posto di un elettrone che gira su un altro orbitale. Sarebbero due universi assolutamente identici, però comunque diversi nell'ambito dei 10 alla 422 universi che abbiamo da esplorare. Come si fa per portare la nostra coscienza su questi altri universi? Come si fa per dilatare il nostro modo di vedere la realtà in maniera tale da poter accedere a questo genere di conoscenze? Ce lo spiegano le dottrine tradizionali. Una di queste è l'alchimia, altre dottrine analoghe sono la Kabbalah, le dottrine che si estraggono dai cosiddetti oracoli caldei, certe dottrine orientali, per esempio nell'induismo ci sono molte scuole che insegnano cose di questo genere. Praticare questo tipo di cose però dal punto di vista effettivo, reale, è possibile soltanto se si in qualche maniera addestra la nostra mente attraverso una serie di operazioni particolari. Nello specifico ci sono tre operazioni fondamentali di base che bisogna imparare a padroneggiare nel modo più completo possibile. Sono i tre tipi di operazioni mentali di base: la concentrazione, la meditazione e la contemplazione. Concentrazione significa che io osservo un ente, un simbolo, una parola, un oggetto, una cosa del genere, però conchiuso in se stesso. Lo osservo e concentro tutto me stesso su quest'esso, su quest'ente. Quando quest'ente è l'unica cosa che esiste per me, allora posso cominciare a meditare su quest'ente. Posso considerare tutte le sue valenze, tutte le sue possibilità, i pro, i contro, la sua origine, la sua fine. Quando ho
ho meditato su tutte le possibilità di quest'ente e traggo una figura, un simbolo unico. Questo simbolo lo contemplo. Quando l'ho contemplato, io arrivo a identificarmi con questo simbolo finale e questo simbolo si trasforma per me come una porta che mi dà accesso ad un mondo diverso. Queste che vi sto dicendo sono dottrine tradizionali che si trovano in tutte quante le scuole esoteriche, in un modo o nell'altro, con simbolismi, con racconti differenti, con metodologie differenti, ma portano tutte quante allo stesso fine. Ci sono dei sistemi particolari per stimolare questo tipo di coscienza specifica. Per esempio, quello degli alchimisti lo spiegheremo subito parlando dell'enigma di Arialena, ma per esempio i maghi tradizionalmente detti Taldei usavano un sistema differente, usavano una trottola sulla quale era fissato uno specchio, la facevano girare nel buio, su questo specchio si dirigeva la luce di una lampada e i riflessi ritmici della luce di questa lampada negli occhi inducevano uno stato di coscienza particolare. I cabalisti usavano il sistema di scuotere il capo a seconda delle diverse vocalizzazioni del nome segreto di Dio, il tetragrammaton, così, 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 così all'indietro e cose di questo genere, continuamente. I sufi, i dervisci girevoli, ruotano continuamente su se stessi. Tutti questi sistemi hanno come funzione quella di indebolire il guscio della coscienza che ci tiene prigionieri nel nostro modo di pensare, in modo da liberarlo e indurci a pensare anche secondo categorie logiche che non sono quelle rituali, quelle che già codificò Aristotele, ma sono categorie logiche differenti. Questo ci apre la via con operazioni successive per andare verso queste altre possibilità di conoscenza che noi abbiamo. L'alchimia, in particolare, usava dei sistemi specifici che servivano per coltivare delle particelle specifiche della nostra coscienza interiore. Gli alchimisti avevano una precisa mappatura della nostra anatomia chiamiamola spirituale, anatomia sottile. Ciascuno di questi distretti era collegato un metallo, ma in realtà uno degli archetipi di cui ho già parlato. Agendo in qualche maniera con le operazioni che ho detto di meditazione, di concentrazione, meditazione e contemplazione su questi distretti, si alteravano gli equilibri fra queste parti della nostra anatomia interiore e si creava un io differente al quale poi venivano assegnate altre possibilità. Uno dei sistemi particolari che usava l'alchimia per arrivare a questo stato di coscienza particolare, cioè questo indebolimento della nostra coscienza, consapevolezza razionale, per far emergere un substrato che normalmente non viene alla luce, anche se è molto potente, perché poi determina i nostri comportamenti. Uno di questi sistemi era quello che Regardi ha voluto illustrare in maniera particolare in questo libro, e in particolare ha voluto esemplificare con la poesia di Arialeia. Ed è anche il motivo per cui, nella storia, l'alchimia non era così ben vista. Era un sistema che aveva a che fare con la cosiddetta magia sessuale. Cioè, mentre i cabalisti usavano quel sistema che ho detto del scuotimento del capo, i caldei usavano la crottola,
i dervisci giravano su loro stessi, eccetera, eccetera, gli alchimisti, perlomeno gli alchimisti della scuola che ha preso, che era per la maggiore, alla fine, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, usavano il sesso a fini magici. Provocavano deliberatamente una, diciamo così, catarsi, diciamo sessuale, diciamo, provocavano deliberatamente un'eccitazione sessuale particolare, che poi non si traduceva in altro che in un atto mentale. È difficile a poterlo dire, è anche difficile a poterlo spiegare, perché poi le pratiche sono diverse, variano da diverse scuole. Però loro la catarsi mentale che usavano per aprire le porte di questi altri mondi passava attraverso il sesso. E uno di tanti sistemi. Ci sono scuole, per esempio, che usano le droghe per lo stesso fine. Altre scuole usano lo sfinimento fisico. Loro usavano questo tipo di questo sistema. Cosa comporta una operatività di questo genere? Comporta il fatto che l'atto sessuale non sia semplicemente un congiungimento di corpi, ma sia una coniunzio fra due diverse partizioni dell'universo. È difficile spiegarlo, ma in tutto, in qualsiasi cosa noi vediamo, possiamo toccare, conosciamo, eccetera, ci sono due valenze diverse. Un esempio di questo è lo yin yang dei cinesi. C'è una forza positiva, c'è una forza negativa. Nella forza positiva c'è un minimo di ente negativo, nella forza negativa c'è un minimo di ente positivo. Tutto è determinato dal dinamismo fra queste due forze. L'esempio più banale e più immediato per ciascuno di noi e la divisione sessuale fra uomo e donna. La cosa che abbiamo più semplicemente a disposizione per poter entrare in questo dinamismo e poterlo sfruttare a nostro vantaggio è anche il sesso. Ricordiamo inoltre che il sesso per la magia è molto importante, perché il sesso è l'unico atto magico che è a disposizione di tutta l'umanità, senza bisogno di preparazioni o altre particolari, diciamo così, attrezzature. Perché? Perché agisce sui tre mondi. Quando si genera un nuovo individuo, si genera un corpo, quindi si ha a che fare col mondo materiale. Si genera uno spirito che ambientato in quel corpo, che lo anima e lo fa funzionare. Si genera un'anima che cala in quel corpo. Cioè l'unico atto umano a disposizione di tutti che possa avere funzione sul trimundio, sui tre mondi nei quali è diviso il tutto, è il sesso. Per questo gli alchimisti consideravano il sesso come materia prima a disposizione di tutti. Tutti possono conoscere, tutti quanti possono praticare. Non c'è bisogno di nessuna particolare disposizione per praticarlo. Uno dei concetti della materia prima, quelli alchimisti, ce ne sono anche altri, era proprio il sesso. Per chi seguiva l'alchimia secondo la scuola sessuale, il sesso era la chiave per poi arrivare a quelle operazioni di ristrutturazione interiore che agivano operando con diverse operazioni che loro simboleggiavano attraverso nomi come calcinazione, sublimazione, eccetera, sulla nostra anatomia. Se voi andate a leggere
la lapide di Elia Levia, vi rendete conto che la lapide è una vera e propria istruzione per Lucio. Se leggete, cominciate dal testo menzionato, dal titolo Elia Levia Crispis. Sono tre nomi. L'enigma, cioè l'enigma, il significato reale, sta proprio in questi tre nomi. Elia è Elios, il sole. Levia è Laila, la luna. Crispis è Mercurio. Mercurio era detto Crespo, perché aveva i capelli crespi e veniva rappresentato in questa maniera. Questa identificazione del termine Crispis con Mercurio è, perché si interessa di queste cose, codificata anche dal Dorum Perditi nel suo dizionario mitormetico, quindi era una cosa che gli alchimisti conoscevano. Quindi noi abbiamo tre archetipi su quali operare: il sole, la luna, per arrivare ad un determinato stato della nostra coscienza, noi dobbiamo identificare in noi questi elementi. Il sole è ciò che mantiene la vita e la conserva. Senza il sole la vita non può esistere. Quindi noi dobbiamo isolare dentro di noi ciò che ci porta a conservare ciò che abbiamo, ciò che ci porta a valutare sempre di più ciò che abbiamo, ciò che ci porta alle considerazioni positive, ciò che ci porta a tutto ciò che è buono dentro di noi. Questa forza noi la dobbiamo conservare attraverso identificare e portare alla luce attraverso le operazioni di meditazione, di concentrazione, meditazione e contemplazione. Poi dobbiamo fare lo stesso con la luna. Al contrario del sole, che dà qualche cosa di stabile, la luna mutevole, la luna porta i mutamenti periodici, è la forza che determina il cambiamento ciclico che sempre si ripete. E allora noi dobbiamo isolare al nostro interno ciò che determina le circostanze mutevoli del nostro essere, perché noi torniamo continuamente a certi pensieri, perché facciamo sempre le stesse cose, perché seguiamo certe abitudini, un giorno facciamo questa cosa, un giorno un'altra, poi dobbiamo fare un'altra cosa. Questa particolare disposizione del nostro animo noi dobbiamo isolarla, concentrarla e tenerla ben presente dentro di noi. E poi c'è Mercurio. Mercurio è la mutevolezza, e non ha neanche una sua struttura specifica, è quello che diventa sempre qualche altra cosa. E allora noi dobbiamo contemperare questi due archetipi che abbiamo usato dentro di noi con Mercurio che continuamente li modifica e li fa crescere o diminuire. Il titolo della lapide indica questo tipo di forze sulle quali noi dobbiamo operare. La parte successiva della lapide descrive una persona, una donna, che non è né uomo né donna né androgino, né bambina né giovane né vecchia, né casta né meretrice né pudica, ma è tutto questo insieme. Cioè indica uno specifico, attraverso due opposti, di una caratteristica particolare che abbiamo dentro di noi, cioè quello che ci conduce ad essere prima un uomo, poi un altro, né pudica né meretrice, né casta né donna. Cioè è sempre due cose differenti, l'oscillazione fra questi due poli. Questa forza noi la dobbiamo, questa forza. Questa particolare casella del nostro intimo noi la dobbiamo identificare molto bene. Identificarla e
tenerla da parte pronta per una cosa che può durare. Questa parte di noi, diciamo così, non è stata uccisa né dalla fame, né dal ferro, né dal veleno, ma da tutte queste cose insieme. Non si trova né nel cielo, né nell'acqua, né nella terra, ma ovunque. È evidente, una cosa di questo genere dentro di noi non può essere uccisa da nulla che noi possiamo in qualche maniera determinare con la nostra volontà specifica. Può essere però in qualche maniera domata se noi usiamo tutte le nostre capacità per arrivare ad un fine di questo genere. La seconda metà della lapide ci dà l'altro aspetto degli attori di questa operazione che bisogna considerare. Prima abbiamo considerato Elia, Lelia, Crispis, adesso consideriamo Lucio Agato Crescius, che non è né marito, né amante, né parente, né triste, né ricco, né piangente. Lucio Agato Crescius, Lucio e la luce. Agatos significa buono, Crescius significa primigenio, quindi la luce benevola, il bene della luce primigenia, diciamo così, questo secondo titolo della lapide ci dice che noi dobbiamo cercare al nostro interno quella scintilla particolare che fa muovere qualsiasi altra cosa. Abbiamo messo da parte quel termine specifico della femminilità che era indicata dalla prima parte della lapide. Adesso dobbiamo trovare quest'altro particolare elemento che è indicato dal nome Lucio Agato Crescius, che non è né marito, né amante, né parente, non è né triste, né letto, né piangente. È ovvio, perché non è niente nei confronti di quello che abbiamo già deciso, ed è indifferente nei confronti di quello che può accadere a quell'altra parte del sé. Questa, la lapide, questa non è né un amore, cioè non è un momento che è tradotto un po', questa non è né un momento, né una piramide, né una sepoltura, ma è tutto questo insieme. Ciò che è indicato in questa maniera è il nostro corpo, cioè la nostra individualità. Questi elementi che abbiamo deciso, che abbiamo indicato, quello femminile indicato in quella maniera, quello maschile in quest'altra maniera, sono dentro di noi, che non siamo ovviamente né un monumento, né una piramide, né una sepoltura, ma siamo tutte queste cose insieme, perché il corpo umano è tutte quante queste cose insieme, perché il suo spirito alla fine sarà la sepoltura dello spirito. E sa e non sa a chi è dedicato. E niente è più vero di un verso di questo genere, perché nessuno di noi sa o può sapere che cosa è veramente se non studia e non approfondisce questo tipo di cose. A questa lapide originariamente erano aggregati altri tre versi che poi successivamente non si trovano nella copia della lapide che è il studio del Bologna. Questo è un sepolcro che non contiene alcuna salma. Questa è una salma non contenuta in alcun sepolcro, ma salma e sepolcro sono la stessa cosa. È evidente che indica l'individuo. Ciò di cui si parla è l'individualità umana. Siamo noi che siamo contemporaneamente il contenente e il contenuto. Siamo contemporaneamente tutte le due cose. Siamo salma e sepolcro, siamo un sepolcro che non contiene nessuna salma e una salma che non è contenuta in alcun sepolcro, perché i due enti fra di noi, se fossero separati, non esisterebbero, devono essere uniti per avere un senso di qualche cosa. Questo è l'enigma. Queste cose qua, gli alchimisti le conoscevano perfettamente. La lapide quindi non è un indovinello,
cosa che dice agli alchimisti di allora: considera il sole, e quindi loro dicono il sole e l'oro, il metallo associato, considera la luna e l'argento, il metallo associato, considera il mercurio e il mercurio associato, prende in considerazione le ciò che dentro di te è rappresentato da questi archetipi, associali in qualche maniera, assoggettali alla periodicità della luna e alla mutevolezza del mercurio. Attraverso questo avrai una trasformazione spirituale che ti permetterà che cosa? Il che cosa lo spiega Albert Dürer nella incisione che Melancolia, che vedete nella seconda pagina di questa del bianco che vi hanno dato, che se andate a vedere è la esatta rappresentazione grafica della poesia Elia Lelia, che un alchimista, molto probabilmente in Filarete, scrisse per descrivere esattamente il tipo di operazione spirituale che si deve fare per arrivare a questo soggetto, a questo obiettivo. Se andate a leggere la poesia e vedete l'incisione di Dürer, vedete che hanno gli stessi elementi, descrive lo stesso soggetto. Ci sono addirittura dei particolari identici: la sfera, il tulipo, la mano, il volto appoggiato alla mano, le lacrime che gli arrivano agli occhi. Ci sono tutte quante queste cose associate. Ma c'è un elemento in più, c'è un quadrato magico. Se andate a vedere la figura, vedete che dietro l'immagine di Melancolia, cioè di Yant, la Yant della poesia, c'è un quadrato magico. Quel quadrato magico è un'altra istruzione operativa, cioè i numeri di quel quadrato, combinati attraverso tutta una serie di, diciamo, di associazioni che adesso non stiamo a precisare perché la dottrina dei quadrati magici è enorme, diceva per quante volte dovevano essere compiute determinate operazioni per arrivare a un certo fine. L'operazione è un'operazione di magia sessuale, cioè c'erano un elemento positivo e un elemento negativo che si univano, un coppio, per parlare francese, che però ad un certo punto aveva un esito differente. Si arrivava ad un momento in cui l'eccitazione sessuale, invece di arrivare in direzione dell'orgasmo, andava verso diversi tipi di esiti, e si traduceva in una differente posizione dell'io percettivo nei confronti del mondo. Questa catarsi particolare poteva essere attuata soltanto se nel corso del rito d'accoppiamento chi voleva questa trasmutazione, chiamiamola così, si concentrava, anzi per esattezza contemplava, una figura specifica e particolare. Questa figura specifica e particolare, che doveva essere coltivata a lungo attraverso vari tipi di meditazioni, attraverso vari tipi di esercizi mentali, in modo da essere una figura molto precisa in tutti i dettagli, è la figura descritta nella poesia e rappresentata graficamente da Dürer e Melancolia. Se si riusciva a fare questo e si aveva questa chiamiamola catarsi spirituale, si arrivava a trasferire la propria coscienza su un piano di esistenza differente, un piano di esistenza differente che è dato nell'ambito di 10 e 422 mondi della Kabbalah,
è dato dalla successione delle operazioni definite dal quadrato magico. A seconda che uno consideri la successione delle operazioni secondo una riga, secondo una diagonale, secondo una verticale e seconda della riga o diagonale che si pone, si arrivava in un tipo di mondo simbolicamente diverso. Se uno vuole avere un esempio di questo trasferimento di coscienza, può andare a leggersi gli esempi che riporta Regardi nel suo libro o quelli che ho inserito io nei miei testi legati al Golden Dawn. Ce ne sono tanti, no? Anche in altri libri ho riportato varie volte, anche in testi dedicati alla Kabbalah ho riportato varie volte questo tipo di associazione. Che cosa significa adesso il trasferimento della nostra coscienza su un altro mondo? È un sogno, è qualcosa di simile a quello che si ottiene con certe droghe allucinogene, è qualcosa di simile alla proiezione di un film, e tutte quante queste percezioni. Perché nell'infinito possibile tutto quello che è nostra rappresentazione è anche realtà. Qualsiasi cosa noi possiamo immaginare, qualsiasi cosa noi possiamo concepire, qualsiasi esito noi possiamo dare a tutti i nostri enti e concetti del nostro pensiero, è comunque realtà. Ed è realtà perché noi lo concepiamo. Ce lo dice la fisica quantistica. Senza dare, noi un certo fenomeno lo rendiamo reale quando lo osserviamo. Il gatto di Schrödinger è vivo o morto secondo noi lo osserviamo o non lo osserviamo. Tutto quello che noi pensiamo in qualche maniera si può tradurre in un certo tipo di realtà, che sia essenziale o non essenziale non ha importanza. Chi dice che è più importante ciò che è rispetto a ciò che immaginiamo? Il nostro mondo mentale, il nostro mondo spirituale, il nostro mondo emozionale non è altrettanto importante del nostro mondo fisico. Le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre delusioni non sono altrettanto importanti di quello che ci può succedere normalmente nel mondo fisico. L'alchimia, la magia, questo tipo di scienze esoteriche ci insegnano come domare in qualche maniera il mondo spirituale, così come la scienza, la tecnologia ci insegnano in qualche maniera come interpretare e domare il mondo fisico. Ma i due mondi non sono separati, sono interdipendenti, perché coincidono in noi. Il microcosmo umano è l'immagine e la sintesi del macrocosmo universale. Agendo dentro di noi, agiamo su tutti. Se gli antichi partivano da questo tipo di pensiero, questo tipo di pensiero determinava la loro operatività magica, l'alchimia, le scuole esoteriche, tutto quanto quello che ci insegnano questo genere di dottrine. Sta a noi poi accettarlo o non accettarlo, sta a noi scegliere di praticare una cosa di questo genere e trascurare l'aspetto materiale della nostra esistenza, oppure fare il contrario, oppure fare, come consigliava chi diceva che si deve cavalcare la tigre, contemperare entrambi questi aspetti dell'ente universale cercando in qualche maniera l'equilibrio. Mi accorgo di essere parlato moltissimo e di avere detto cose molto confuse. Spero che comunque di aver trasmesso due o tre cose fondamentali. C'è un modo per operare dentro noi stessi che può determinare un diverso rapporto fra noi stessi e quel mondo al di là del fisico che contempla le nostre emozioni, le nostre percezioni superiori, le nostre aspirazioni. Popper aveva fatto tutta una serie di determinazioni in questi mondi, perciò ci sono dei sistemi legati a scuole particolari che insegnano come fare. C'è la possibilità di farlo dedicandosi a lungo, con passione e con una certa determinazione a questo tipo di operazione. L'obiettivo è soltanto la nostra crescita superiore, non ci sono altre
altre motivazioni diverse o particolari, anche perché se uno cercasse di fare queste cose per il proprio tornaconto particolare, avrebbe come riflesso che la passione che lui ha cercato di soddisfare finirebbe per lui dominante, e lui finirebbe non padrone ma schiavo di quella stessa passione. È un caveat che si trova in tutti quanti i testi biblici. Spero di avere in qualche maniera chiarito in un certo modo perché gli antichi consideravano così importante la lapide di Elia. Spero di aver chiarito il senso effettivo dell'alchimia, spero di avervi indotto in qualche maniera a proseguire questi studi, non per semplice curiosità, ma insomma come modo di accrescimento dell'io e di coltivazione del sé. Grazie per avermi ascoltato. La parola a Luca Valerio Fabri. Io innanzitutto devo fare una promessa importante, non è di secondaria importanza, nel senso che io sono uno psicopatologo. Io orientamento di vita. Questo, ed è per questo che mi occupo di alchimia. Spero di poter dare un contributo a quello che stasera è stato detto, incominciando a parlare direttamente citando io. Perché la psicologia analitica si occupa di alchimia. Carl Gustav Jung scrive nella sua autobiografia, notai ben presto che la psicologia analitica concordava stranamente con l'alchimia. Le esperienze degli alchimisti erano in un certo senso le mie esperienze e il loro mondo era il mio mondo. Naturalmente questa fu per me una scoperta importante, avevo trovato l'equivalente storico della mia psicologia dell'inconscio. Ora essa aveva un fondamento storico, la possibilità di un raffronto con l'alchimia, così come la continuità spirituale fino al lontano gnosticismo le dava la materia. E Jung, la simbologia alchimica, perlomeno quella simbologia alchimica che lui ha studiato, era collegato in modo specifico al gnosticismo cristiano di carattere filiano e a Sena, Zana Esch, gli adoratori del serpente. Ma a prescindere da questo punto, come vedete, per Jung, psicologia analitica e alchimia sono una e una medesima cosa. Io ne approfitto perché molte volte, cominciando proprio parlando, sentendo anche leggendo esoteristi, diciamo, rigorosi, può essere ad esempio il Genon, ma anche lo stesso Evola, che accusano appunto Jung di psicologizzare ogni cosa, ne approfitto qui per sfatare alcuni punti. Allora, vorrei che fosse chiaro che per Jung, proprio in riferimento alla concezione dell'alchimia come strumento di trasmutazione, cioè di passaggio da una sostanza che è meno nobile a una sostanza più nobile, poteva essere vista anche, non solo, come una vera e propria arte sacra, psicologico-spirituale, che per mezzo di tecniche di meditazione immaginative, che Jung definiva uno yoga occidentale, era in grado di determinare un'integrazione dei contenuti archetipici dell'inconscio con una vera e propria espansione dello stato di coscienza, in un senso superiore e trascendente, al punto tale che Jung vide nei processi alchemici l'equivalente di quello che lui chiamava il suo processo di individuazione. Jung non ha mai escluso nei suoi scritti che l'alchimia non solo potesse avere aspetti magici, ma che l'alchimia potesse addirittura essere una scienza materiale, fisica, all'interno di veri e propri laboratori. Per quanto riguarda gli aspetti magici, basta leggersi Paracelso come fenomeno spirituale, dove Jung spiega proprio gli aspetti magici dell'alchimia, nonché insiste sulla estrema pericolosità di queste pratiche magiche, proprio per la loro efficacia sulla psiche, non per la loro inefficacia. Quindi era assolutamente certo che da un punto di
queste pratiche funzionassero. Per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti dell'alchimia, è sufficiente leggere la nota nell'edizione italiana, pagina 241, di Psicologia e Alchimia, quindi stiamo parlando di uno dei primi testi di Jung, dove appunto dice: un'esposizione ampia della filosofia ermetica si trova in Julius Evola, la tradizione ermetica. Come è noto, Julius Evola sosteneva sia gli aspetti magici come anche la possibilità di una scienza oggettiva dell'alchimia. Con tutto ciò voglio soltanto dire, no, che l'accusa che viene fatta a Jung di voler psicologizzare l'alchimia trasformandola in nient'altro che non vuole, non è altro che questo, è assolutamente priva di fondamento. Ciò non di meno, siccome Jung era un psichiatra, si occupava di un aspetto dell'alchimia. Uno dei grossi errori che si fa quando si affronta la psicologia analitica è quello di crederla una specie di figlia illegittima della psicoanalisi. La psicologia analitica è una psicologia molto profonda, ma una concezione di carattere fenomenologico. Potremmo riferirla a questo, non a Freud. E non è vero che Jung è il discepolo traditore di Freud, è sempre stato in contrasto con Freud fin da lì. Il punto è che appunto Jung si occupa del vissuto, cioè di quella che è l'esperienza psicologica del vissuto interiore dei processi di trasmutazione alchimica. Ma osservare un oggetto da un punto di vista scientifico, specificandone appunto il punto di osservazione, che nel nostro caso è un punto di osservazione psicologico, non esaurisce tutte le possibilità di conoscenza di quell'oggetto, che può essere benissimo sviluppato secondo altri punti di vista. Questo concetto di Jung, che fra le altre cose, ne approfitto di quello che diceva prima Bastiano Fusco sulla magia sessuale, cosa di cui Jung era assolutamente consapevole, tant'è che un suo commento alla seconda incisione di Re Regina del Rosario Filosoforum dice: si tratta per l'appunto di un segreto da custodire scrupolosamente, che si riferisce al sentiero della mano sinistra, del punto tantrico di Shiva e Shakti. Quindi voglio dire, Jung era assolutamente, perfettamente consapevole di tutte le cose. Tratta anche dell'enigma di sì, infatti ne tratta qui in il mistero in condizione. Tra l'altro ho conosciuto io una persona. Regardi invece ha, perlomeno in questo testo, un'idea che vorrei un attimo sviluppare, perché mi interessa molto. Lui dice: leggendo i commenti di Jung al Segreto del Fiore d'Oro, il Segreto del Fiore d'Oro è un trattato di alchimia taoista, che comincia, è uno dei primi testi attraverso i quali Jung si occupa di alchimia. Dice il Regardi, o Regardi che si voglia, non è facile dedurre se l'autore, pur corroborando l'idea di cambiamenti psichici indotti dalla tecnica descritta in questo libro, rifiuti la validità dell'ipotesi del respiro o del corpo sottile. Se così fosse, allora ignora deliberatamente una parte di materiale che è probatorio e scientifico come qualsiasi altro. È importante menzionare questo aspetto perché è in riferimento a ciò che gli alchimisti chiamavano la loro materia prima. In realtà non solo Jung non rifiuta l'ipotesi del corpo sottile di cui prima parlava il Fusco e della possibilità di indurre dei cambiamenti della psiche e nella materia per mezzo dell'immaginazione, ma la sostiene. Cercherò di mostrarvi questa cosa citando, vi chiedo scusa a me stesso perché sono i miei lavori su Jung e l'alchimia. Dopo il 1944 lui farà un lungo commento alle prime 10 tavole del Rosario Filosoforum per spiegare gli eventi clinici che si verificano fra paziente e analista rispetto al transfert e al controtransfert nel corso di un'analisi. Anche questo è un altro aspetto importante. In psicologia analitica c'è la psicoterapia e l'analisi. L'analisi non corrisponde alla psicoterapia. Sono due cose differenti.
Tant'è che infatti Jung, nella sua prefazione a questo testo, parla dicendo che questo non è rivolto a chi vuole curare, ma è rivolto a chi lavora con i pazienti per aumentare il loro processo di consapevolezza interiore. Questo per dirvi quanto le cose in realtà sono abbastanza simili. Quindi questo processo inconscio che si realizza fra il paziente e l'analista è del tutto analogo, secondo Jung, a quello che si realizzava fra l'alchimista e la materia. E se osserviamo questo modello rispetto a Jung, noi vediamo che le speculazioni alchemiche si rivolgono proprio al corpo sottile, che Jung cita continuamente, prendendo in considerazione sia Paracelso e soprattutto Dorneus, che era Dorn, il suo discepolo. Secondo Jung il corpo sottile corrisponde alla funzione immaginativa della psiche, che in termini alchemici prende il nome appunto di l'immaginazione. Tuttavia questa tecnica di cui parla Jung è appunto la giusta immaginazione, cioè immaginare per vera un'immaginazione non fantastica, che è esattamente quello che prima stava dicendo il Fusco, cioè la capacità di concentrarsi sulle immagini per riuscire ad animarle. E questa è la tecnica dell'immaginazione attiva, cioè non è un immaginare passivo, non è un semplice fantasticare, è un immaginare concentrandosi sulle immagini e renderle attive. Ma è importante tenere presente che questa vera immaginazione per Jung non è qualcosa di immateriale, ma è un qualcosa di fisico che lui definì tessuto psicoide. Cioè i processi collegati ai sistemi alchimistici per Jung a livello psicologico sono appunto dei processi che creano delle mutazioni attraverso questo corpo che è un misto fra l'immateriale e il materiale, una specie di tradizione fra lo spirituale e il corporeo. Che è quello che in molte tradizioni viene chiamato astrale e in altre viene chiamato eterico. Esatto, questo a secondo punto. Questa unione dei due corpi crea l'unus mundus imaginalis, cioè questo mondo immaginativo che unisce, come diceva prima Fusco, il macrocosmo con il microcosmo. Ora, interessante notare che appunto questo corpo sottile e la funzione del corpo sottile in Jung vengono da lui identificati nel pentalfa, nella cinque punte di Paracelso, cioè questo processo immaginativo è appunto la quintessenza della alchimia. Tutto questo è interessante da notare perché ha un correlato neurofisiologico, di cui vi voglio parlare un attimo, giusto per darvi un attimo un'idea di quelli che possono essere di alcuni processi di sviluppo. Questo corpo di ricerca che io ho fatto ed è stato pubblicato nel 2005 sul tessuto psicoide da Frammenti, che è la rivista psichiatrica qui dei servizi dell'Emilia Romagna, si basa sugli ultimi lavori di Candler. Noi conoscevamo, sapevamo, credevamo, quando ci siamo laureati in medicina, che i neuroni, il cervello, fosse un qualcosa di dato, fosse un qualcosa di solido, come questo libro, più o meno restava sempre uguale, più come la carta si degenerava, così si perdeva un neurone. Invece i lavori di Candler hanno dimostrato che il tessuto neurale è un tessuto plastico. Noi abbiamo cellule nervose che si uniscono fra di loro, lo sapete tutti, attraverso le famose sinapsi e i famosi dendriti. Ogni nuova conoscenza, ogni nuova esperienza produce nuove sinapsi, produce nuovi dendriti. Rimacchi e altri collaboratori con le tecniche di neuroimaging hanno addirittura dimostrato che attraverso la psicoterapia è possibile creare una rete neurale nuova all'interno dell'individuo. Questo fatto cosa presuppone? Che se il neurone pensa, il pensiero produce neuroni, il che significa che in questo caso la funzione, anziché seguire l'organo, lo precede. Ora, siccome i pensieri sono quanti di energia, tant'è che li misuriamo con l'elettroencefalogramma, quello che succede è proprio questo, che c'è un trade union immateriale e in tempo stesso.
materiale fra il tessuto nervoso che si forma e le mie nuove conoscenze. A questo punto, ragionando ovviamente per esteso un campo che non è il mio, ma visto che siamo qui e stiamo parlando di questo, che possibilità ci sono? Cioè, specifiche tecniche meditative possono sviluppare specifiche reti neurali in grado di ricevere specifiche percezioni, in grado di sentire specifiche ed entrare in specifiche dimensioni? Punto interrogativo, dal mio punto di vista, non lo so. Certo, lì è che Jung era abbastanza convinto che questo fenomeno, cioè la possibilità di entrare in contatto col mondo archetipale, avvenisse attraverso il processo della sincronicità. Ovvero sia, quando si verificano appunto degli eventi che fra loro non hanno un rapporto di causa-effetto, ma sono fra loro estremamente significativi. Da quelli più banali, ad esempio il fatto di pensare intensamente a un amico che non sento da 20 anni, poi lui mi telefono, lo incontro fuori dalla porta. Non c'è un rapporto di causa-effetto fisico fra la cosa pensata e incontrato, ma c'è un rapporto di significatività. Questo dall'evento più banale all'evento più importante, cioè al fenomeno paranormale. Persino gli UFO per Jung erano un fenomeno di sincronicità, un contatto cioè con dimensioni spirituali. E come si verificava? Perché si verifica la sincronicità? Si verifica nei momenti di stress, nei momenti in cui si verifica quella che viene chiamata un abbassamento di un ego mentale, cioè un abbassamento del livello della soglia di coscienza logica, cioè di quello che è il mio stato di coscienza continuo e costante per stress, per stanchezza, per sonno, per situazioni assolutamente improvvise. Questo consente alle parti più profonde del mio inconscio di venire in contatto con questo mondo archetipale che è dentro e fuori di me, e questo determina l'insorgenza di un evento. Jung studia Alberto Magni, cita Alberto Magni per spiegare proprio il fenomeno della magia attraverso questo processo, di cui, lo ridico, Jung era particolarmente ed estremamente cauto. Perché? Perché l'accesso come fenomeno spirituale, Jung individua quello che è il problema dell'uomo moderno. Paracelso scrive, come medico, io sotto Dio per il suo servizio, lui sotto di me per il mio servizio. Cioè il problema dell'uomo moderno per Jung è il problema faustiano, quello di volersi sostituire a Dio. Per cui in realtà, anziché ottenere appunto questo stato, diciamo, di coscienza superiore, espansione della coscienza e quindi uno stato di integrazione dell'io, questi atti utilizzati a scopo magico di potere per ottenere risultati concreti, pratici, e ottenere risultati, determinavano invece un'inflazione dell'archetipo, con conseguente appunto crisi psicologica e anche crisi di carattere fisico. Jung ha scritto una marea di cose sull'alchimia, io vi sto sintetizzando tutto molto, ma soprattutto possiamo dire che quello di cui lui si è occupato tantissimo è proprio questa congiunzione fra gli opposti. Il suo libro più importante, che è l'ultimo, Il mistero in cognizione, si infatti recita come sottotitolo Ricerche sulla separazione e composizione degli opposti psichici nell'alchimia. Cioè, per Jung il processo alchemico, dal punto di vista psicologico, consisteva proprio in questo separare e poi unire in una terza figura gli opposti che erano presenti nell'inconscio. Che nel senso di quello che ha detto Sebastiano, riferito all'enigma di Hegel. Esatto, infatti non a caso proprio nel Mysterium Cognitionis c'è lo studio su quello che infatti lui non chiama enigma, ma chiama paradosso bolognese, che è quello di Hegel e Krivitz, con tanto anche delle ultime frasi mancanti dove appunto lui studia. Perché lo studia? Perché lo trova così straordinario? Perché trova l'alchimia così straordinaria? Perché fino dai tempi di Silberer, cioè di uno psicanalista, questo freudiano prima, noi abbiamo alcune conoscenze sui contenuti dell'inconscio, alcune caratteristiche, perché non è che sappiamo tutto dell'inconscio, noi abbiamo però alcune
caratteristiche precise. E sappiamo che l'inconscio ha alcune qualità specifiche. La prima è che è amorale, cioè l'inconscio non segue alcun tipo di indicazione di ordine morale. Le indicazioni morali sono sconosciute all'inconscio. All'inconscio non esiste niente tipo giusto o sbagliato. Quindi luce e tenebre stanno assieme. E infatti questa legge qui che sia un po' santo, un po' puttana, un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro, sono distinti fra loro. L'inconscio è atemporale, cioè non vi è un prima, un dopo, un ieri, un domani, ma è una specie di eterno presente che lo rende anche in questo modo aspaziale, il che appunto è un sepolcro, una piramide, siamo dentro, siamo fuori, perché appunto è assolutamente aspaziale. È alogico. Cioè nell'inconscio non vale il principio di non contraddizione, il pasum de baiotate arche, cioè il principio di non contraddizione di Aristotele, nell'inconscio non vale, cioè il bianco può essere anche nero, questo può essere anche quello, che è esattamente il paradosso che abbiamo letto fino adesso. Cosa altrettanto importantissima, l'inconscio non è verbalizzato, è formato da delle rappresentazioni, cioè l'inconscio è formato da immagini, le quali immagini e rappresentazioni sono autonome rispetto alla coscienza, cioè sono dotate di senso e di direttività, per cui proprio rispetto a quello che stava dicendo prima Sebastiano Fusco, c'è la necessità appunto di isolare queste immagini, scoprirne questo senso, capirne questa direttività, altrimenti sono le immagini che dirigono noi. Ultimo, ma non per ultimo, sappiamo che i contenuti dell'inconscio sono contenuti di carattere soprattutto aggressivo e carattere erotico sessuale, tra cui appunto le immagini del coito continuo e costante che sono presenti nell'alchimia del re e della regina, dell'unione appunto degli opposti che continuamente si producono. Si sono verificati, cioè nel corso della storia dell'alchimia, secondo la visione di Jungiana, alcuni processi molto interessanti. Per Jung l'ognosticismo cristiano, per sfuggire a una sorta di persecuzione, si è ritirato dietro delle forme difficilmente comprensibili all'interno della Chiesa stessa. Moltissimi santi infatti sono importantissimi alchimisti. E cosa succedeva? Che siccome l'alchimista non aveva conoscenza della materia come noi ne abbiamo oggi, durante i suoi lavori in laboratorio creava delle proiezioni, esattamente come avviene in Rorschach. Il Rorschach è soltanto una macchia di inchiostro, ce lo mostro, da questa macchia di inchiostro emergono tutta una serie di immagini che sono mie interiori, ci vedo volti, ci vedo mostri, ci vedo draghi, ci vedo proprio appunto le immagini alchimiche. A quel punto l'alchimia ha scoperto che poteva divenire una scienza spirituale, attraverso il lavoro sulla materia ha scoperto che poteva lavorare su se stessa, questa è la visione. E la visione che Jung ha. Il libro di Regardie è interessante perché appunto, specialmente nella prima parte, fa un parallelismo con la psicologia analitica molto utile, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno del sintomo. Cioè all'interno ne parla ed è molto centrato, considerando anche la data di questo testo, è centrato anche prima, diciamo, che certi lavori nell'ambito della psicologia analitica si siano sviluppati, cioè il fatto appunto dell'eliminazione del sintomo come scoperta del simbolo. È una cosa interessante che Regardie vede prima di altro. Tuttavia vorrei semplicemente dirvi una cosa, perché purtroppo non è così, cioè se volete non sfugo, insomma, non vi pare, leggete la vita. Il mondo junghiano fa di tutto perché interessarsi a te. Cioè, oggi ero a pranzo con una collega junghiana, la quale mi diceva: sì, però per me l'alchimia è una cosa strana, la sento a me strana. In realtà io ho detto: se la sente strana, considerando che Jung dice che la psicologia analitica concorda con l'alchimia, ti è strano Jung. Questa era un'ovvia visione. Però in realtà tutto questo attualmente sta andando nell'assoluto e totale dimenticatoio. Questa era una cosa di cui già Jung si lamentava. Già Jung diceva che si lamentava dei giovani che non studiavano la chimica, non si interessavano.
mentre invece questa è un'interessantissima strada, una possibilissima strada di studio che non ha solo un aspetto, come vi dicevo prima, simbolico o psicologico o spirituale, ha un aspetto anche neuroscientifico, perché poter creare nuove sinapsi, cioè poter creare un nuovo tessuto nervoso, potrebbe significare curare delle malattie, potrebbe significare portare una coscienza media umana a un livello superiore. Spero di avervi detto in pochissimi termini questa cosa. Voglio però precisare, perché me l'aveva chiesto Loris, la differenza tra le tecniche immaginative indiane e quelle della governata. Ci sono dei punti di contatto che sono enormi, che è esattamente quello che diceva prima Fusco, cioè nella tecnica di immaginazione attiva l'individuo deve venire in contatto con l'immagine, però questa è spontanea. Cioè non è un simbolo, non è un'immagine preparata, non è uno yantra come potrebbe essere quello induista o ad esempio il tatua, che mi pare, se non ho errato, sia una delle tecniche che Lord Dendam usava per passare attraverso i tatua. Non c'è un'immagine precostituita, l'immagine deve emergere spontaneamente. Una volta che questa immagine è emersa spontaneamente, il paziente deve riuscire appunto a concentrarsi su questa immagine, cioè ci deve essere rimanere solo ed esclusivamente questa immagine, il che è un processo difficilissimo che Jung definiva appunto alla capacità di inchiodare, questo aspetto appunto, la fissazione del mercurio, perché l'immagine cambia continuamente, si modifica continuamente, per cui va osservata fino a che non smette di modificarsi. Una volta che ha smesso di modificarsi questa immagine, la mente deve rimanere assolutamente concentrata e meditare su questa immagine. Ora, a questo punto cosa avviene? Che l'energia della mia mente viene posta sull'immagine. L'immagine a questo punto si attiva, cioè diventa un'immagine reale, viva, autonoma, con la quale, questa è l'ultima fase del processo, l'individuo deve dialogare. Quindi, questi processi hanno degli aspetti assolutamente simili, con la differenza che hanno anche delle differenze che sono quelle appunto dovute al fatto che non c'è un passaggio dimensionale specifico in un altro mondo. Anche se in realtà è evidente che nel momento in cui l'immagine si anima, io passo in un altro mondo. Per citare uno stato di coscienza famoso, prendiamo quello di Jung, questo è il processo che a lui è avvenuto autonomamente attraverso la creazione di quello che poi è stato il suo psicagogo, e cioè Filemone, questa figura che lo ha seguito per tutta la vita, con la quale lui regolarmente dialogava, con la quale parlava, con la quale addirittura andava in analisi, il quale appunto gli spiegava che i pensieri sono come gli animali nel bosco. I pensieri non sono i tuoi pensieri, i pensieri si formano spontaneamente. Questo appunto perché nella concezione junghiana la psiche non è un epifenomeno del cervello. Cioè la mente è una cosa, l'anima è un'altra. Non è un suo epifenomeno, non è una secrezione del cervello. La posizione è esattamente identica a quella del Bergson, cioè in materia memoria. Per il Bergson, in quel bellissimo libro che ha avuto l'esito di 16 edizioni su materia minore, si parla di questo ricordo puro che non ha nulla a che fare con le reti neurali basilari. È interessante, vi cito questo e concludo, tenere presente per quadrare i cerchi che cosa? Che Jung scrive in Energetica Psichica il suo lavoro è un'applicazione psicologica e scientifica della filosofia del Bergson, il quale Bergson, che era sposato, è sposato con la sorella di McGregor Mathers, cioè uno dei fondatori della Gordon. Non sapevo che era sposato. Era sposato con Bergson, che lo considerava, Bergson lo considerava un pazzo furibondo, sì. Ed era molto molto irritato con la sorella. Uno dei motivi per cui l'alchimia non era considerata all'interno della Gordon era proprio dal
chiappa, diciamo così, insomma. Questa cosa mi rendeva antipatica, perché mia, per cui non l'ha mai considerata in maniera particolare all'interno del curriculum studio. È interessantissimo quella cosa che abbiamo detto prima sulla condizione di stress che è necessaria, è esattamente quello che si pratica nelle dottrine magiche con vari tipi di sistemi. Si arriva, uno di questi è il sesso, si arriva ad una condizione di stress che crea una specie di shunt nelle nostre capacità razionali, che annulla tutto quello che è il nostro cascame logico. Non ci sono più le categorie aristoteliche, non ci sono più il terzo escluso, non c'è più nulla di quello che noi abitualmente conosciamo e al quale affidiamo la nostra capacità di interagire col mondo normale. Si crea una condizione nuova all'interno della quale noi però possiamo pivotare, e questo è il senso magico di questo genere di espressione, la direzione nella quale dobbiamo andare. Questa cosa si fa mappando in qualche maniera questo, diciamo, mondo 3, se vogliamo chiamarlo alla Popper, in senso molto lato, mappandola secondo tutta una serie di categorie particolari. Ogni scuola ha le sue, la Kabbalah ha le sue, l'alchimia ha le sue, la Golden Dawn, hanno fatto un sacco di esperimenti su questa cosa qui per fare questo. Io scrissi tanti anni fa un libro, anzi però 40 anni fa, un libro che descriveva proprio come si fa questa serie, questo come arrivare a questo stato. Sì, il riferimento che fai un indebolimento è quello che si messo stesso che fai esattamente puoi fare. Dunque, quando parlavamo di fantasia, la fantasia è quella che ci tramanda, l'alta fantasia che non possa, esatto. E quella che Paracelso diceva: la fantasia è l'ingrediente principale di ogni operazione magica. Il resto, senso è questo. Il resto, voglio dire, Eros, Magia, Rinascimento di Giuliano, che è discepolo di Eliade, mostra in maniera molto chiara questo tipo di Eros, Magia, Rinascimento, mostra chiaramente tutto questo. Sì, quindi diciamo il cerchio si chiude così. Il problema è sempre quello, cioè la psicologia analitica ha un determinato punto di riferimento e non bisogna mai dimenticarsi che il clinico ha la responsabilità del clinico e come tale deve vedere le cose sotto un'ottica diversa. Ma vorrei che fosse chiaro che non è mai successo che Jung abbia messo in discussione messo più volte in discussione l'esistenza di Dio, poi ha cambiato idea, eccetera, non ha mai messo in discussione l'esistenza dello spirito. Questa è una colossale folla che viene raccontata nel disperato tentativo di essere considerati un pochino più scientifici della scienza.